Via libera del Consiglio Comunale di Ponte Cagnano Faiano all'attuazione delle normative del piano casa regionale per la riqualificazione in senso edilizio dei contenitori industriali dismessi. Il provvedimento in questione, approvato con i voti della sola maggioranza, istituisce l'obbligo per i privati che andranno a realizzare gli interventi di riconversione di riservare una quota minima del 30% all'edilizia sociale. Tale aspetto verrà regolato da una convenzione fra il Comune ed il costruttore, chiamata anche a regolare la modalità di assegnazione degli immobili. Allo stesso tempo la delibera fa suo il protocollo Itaca Campania, che prevede una riqualificazione in senso ecologico dei capannoni dismessi. Noi vogliamo riequilibrare l'interesse privato con l'interesse pubblico, dicendo e stabilendo che il 30% di queste residenze devono andare all'edilizia residenziale sociale, individuando quindi una serie di regole per consentire al cittadino che non ha la possibilità di acquistare un appartamento di poter appunto affittarlo a canone concordato.